Vi siete mai chiesti cosa sono quelle strane sigle che ogni tanto si sentono al telegiornale in merito alle notizie finanziarie? CAC, DAX, Dow Jones, FTSE MIB. In realtà altro non sono che indici azionari e sono strumenti fondamentali per capire l'andamento dei mercati. Io sono Christian, da 3 anni su questo canale vi parlo di investimenti e finanza personale e oggi ci occupiamo di indici. Nella maggior parte dei casi, quando si parla di indici si fa riferimento agli indici azionari, che sono però soltanto una delle possibili tipologie appartenenti alla più ampia famiglia degli indici finanziari. Un indice finanziario, nella sua accezione più generale, è uno strumento che serve a riassumere l'andamento di uno o più asset finanziari, da una singola azienda ad un intero mercato. Quindi nel caso specifico un indice azionario, come può essere ad esempio l'S&P 500, traccia l'andamento complessivo di un paniere di titoli azionari. Ma ci sono anche altre tipologie di indici, come quelli obbligazionari, che chiaramente tracciano obbligazioni, e ultimamente sono stati creati anche indici cripto, come ad esempio l'S&P Cryptocurrency Mega Cap Index, che sintetizza in un solo numero l'andamento composto di Bitcoin ed Ethereum. Per capire le varie caratteristiche che può avere un indice, d'ora in avanti mi riferirò agli indici azionari, ma sappiate che molte delle caratteristiche di cui parliamo si applicano in egual modo anche ad altre tipologie di indice. La prima caratteristica importante è la strategia di peso utilizzata per calcolare l'indice. Possono esserci 3 differenti strategie e la più semplice è quella degli indici Equally Weighted, dove ogni componente ha lo stesso peso sull'indice. Quindi ad esempio se l'indice ha 100 titoli che lo compongono, ogni titolo peserà per l'1% sull'andamento dell'indice. Gli indici Price Weighted sono invece quelli in cui il peso che ha ogni titolo sul valore dell'indice dipende dal suo prezzo. Quindi il valore dell'indice si calcola a partire dalla somma dei prezzi dei suoi componenti. Ad esempio un indice con 3 titoli che costano a mercato 3, 7 e 5 dollari avrà un valore complessivo di 15. Infine negli indici value weighted il peso di ogni componente dipende dal suo valore di mercato. Quindi ad esempio nell'S&P 500 le aziende che hanno capitalizzazione di mercato più alta rappresentano anche una percentuale maggiore nell'indice. Quindi banalmente in questo momento Apple avrà un peso maggiore rispetto a Walmart perché sul mercato Apple vale molto di più. Nel caso degli indici azionari ed obbligazionari ci sono anche altre informazioni che possono caratterizzare l'indice, come ad esempio il settore industriale al quale appartengono i titoli che lo compongono o l'area geografica, che può essere un territorio specifico o una suddivisione territoriale più complessa, come ad esempio può essere l'insieme dei paesi sviluppati o delle economie emergenti e così via. A questo punto ci si potrebbe chiedere come viene definito un indice e da chi vengono creati questi strumenti. In realtà, se volessimo, anche noi domani potremmo creare il nostro indice selezionando i titoli che ci interessa tracciare e le caratteristiche che vogliamo, ma in genere gli indici adottati dal mercato sono quelli sviluppati da aziende con reputazione internazionale, come ad esempio l'agenzia di rating Standard & Poor's, oppure come la Morgan Stanley Capital Investment, responsabile degli indici MSCI, o ancora il Financial Times Stock Exchange, che gestisce gli indici FTSE. Probabilmente l'indice azionario più famoso e citato in assoluto è l'S&P 500, che è un indice value weighted che traccia l'andamento delle 500 aziende a maggior capitalizzazione degli Stati Uniti. Ci sono poi numerosi indici MSCI, tra cui l'MSCI World, che traccia le principali aziende di 23 paesi sviluppati, e l'MSCI Emerging Markets, che di contro traccia le aziende delle cosiddette economie emergenti. Tra l'altro pochi giorni fa ho pubblicato un video davvero molto interessante in cui paragono i rendimenti di questi indici per vedere come hanno performato negli ultimi anni e vi consiglio davvero di guardarlo. Per quanto riguarda FTSE invece, l'indice FTSE All World, che è quello usato per il campionamento dell'ETF VWC di Vanguard, traccia l'andamento di tutti i principali mercati globali, ma sicuramente a molti suoneranno più familiari il FTSE 100, composto dalle 100 aziende più capitalizzate del Regno Unito, e soprattutto il FTSE MIB, che ci riguarda da vicino perché contiene le 40 più importanti aziende pubbliche italiane, tra cui ci sono ad esempio Eni, Ferrari, Poste, Telecom e Intesa San Paolo. Gli omologhi del FTSE MIB negli altri paesi europei sono per esempio il CAC 40, che comprende le 40 aziende più grandi grandi sul mercato francese e il DAX, che invece traccia le 40 aziende pubbliche più grandi in Germania. Infine, una sintesi più completa dell'intero mercato azionario europeo è data dall'indice Eurostoxx 50, che racchiude le 50 aziende più importanti dell'Eurozona, tra cui sono chiaramente incluse anche quelle italiane, francesi e tedesche. Questa era quindi una panoramica sugli indici, ma sul mio canale trovate diversi altri video approfondimenti su temi di natura finanziaria. Intanto, sperando che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così noi ci diamo appuntamento al prossimo video.